Cos'è un'emergenza ambientale? Un evento che interessa l'ambiente e che può generare conseguenze anche rilevanti. Oggi molti elementi pericolosi a cui tutti siamo esposti hanno invaso le acque e il sottosuolo. Inoltre, anche certe morti premature nel mondo e diverse patologie sono legate all'inquinamento. Siamo resi conto quanto sia fondamentale avere dati non condizionati da economia, dalle tendenze, ma quanto occorre onestà per poter fare scelte e conoscere. È importante per quanto riguarda la conoscenza e il futuro che anche le nuove generazioni sappiano e capiscano. Sì, è fondamentale che le nuove generazioni comunque vengano coinvolte, si sensibilizzino, però è successa una cosa veramente carina qua sul nostro territorio. Un gruppo di ragazzini, a seguito dello sciopero di Greta, ha iniziato a occuparsi della pulizia degli argini ed è nato questo gruppo Alpaca, associazione locale Puliamo Argini di Crotta d'Adda. E per noi questo è fondamentale, dei dodicenni che comunque, pur non avendo potuto partecipare direttamente ad uno sciopero, si sono attivati perché sentono questa tematica del territorio molto importante, e per noi veramente è stato un grande orgoglio, siamo orgogliosissimi. Anche perché la zona, il vostro territorio, è nell'occhio del ciclone per tante cose, possiamo dire così. Sì, purtroppo sì, il nostro territorio è più che nell'occhio del ciclone, per il semplice fatto che comunque già c'è una situazione di base molto compromessa, quindi abbiamo aria inquinata e non andiamo oltre perché comunque sappiamo che è il territorio in genere compromesso, e quindi con la notizia anche che siamo uno dei 120 comuni d'Italia nei quali verrà sperimentata la tecnologia 5G, non abbiamo più parole, quindi noi vogliamo continuare ad attirare attenzione su di noi sensibilizzando, per cui aver aperto a Crotta la prima sezione soci Ramazzini della Lombardia è molto importante, anche perché è venuto in modo molto spontaneo tutto questo e fa riflettere perché c'è molta più sensibilità di quella che si possa pensare, quindi è una grande soddisfazione. Parlare di inquinamento significa andare a toccare il tema della salute. La dottoressa Fiorella Belpoggi, direttore del Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni dell'Istituto Ramazzini di Bologna, presente all'incontro di Crotta, ha messo a disposizione il proprio sapere. L'inquinamento, come ci dice l'OMS, porta a 9 milioni di casi di morti premature al mondo ogni anno. Di questi la maggior parte è dovuta all'inquinamento dell'aria, e poi abbiamo l'inquinamento dell'acqua e i problemi di tossicità e quindi di inquinamento nei luoghi di lavoro. Perché l'aria è la più problematica? Perché è un ambiente non confinato, cioè quando noi inquiniamo l'aria, gli inquinanti non sono né recuperabili e neanche dislocabili, rimangono e vanno a seconda dei venti e della meteorologia. Quindi il tema dell'inquinamento dell'aria è sicuramente quello che dobbiamo affrontare con maggiore urgenza. L'acqua può essere filtrata, l'acqua può essere trattata differentemente dall'aria che ci circonda nell'atmosfera. È sicuramente un problema importante perché l'acqua è indispensabile quanto l'aria e quindi noi non ne possiamo fare a meno, ma in qualche modo possiamo intervenire per migliorarla. Ecco, certo, per migliorare la qualità dell'acqua bisognerebbe agire alla fonte, cioè cercare di non inquinare i corsi d'acqua, le falde e tutte le sorgenti da cui noi captiamo questo bene comune insostituibile. Quali sono le differenze degli effetti sull'adulto e sul bambino e perché? Quando noi pensiamo ai bambini li immaginiamo come dei piccoli adulti, ma non è così, perché un bambino in rapporto al peso corporeo beve 7 volte di più di un adulto, quindi se noi abbiamo l'acqua che contiene arsenico, per esempio, mentre quella quota di arsenico che noi beviamo può essere assolutamente innocua, anche benefica, perché piccole dosi di questi metalli
sono utili al nostro organismo, per il bambino può diventare un veleno, e altrettanto i nostri bimbi respirano iperventilati, corrono, stanno a bocca aperta, per cui le nanoparticelle PM10, 2,5, 1,01 che sono sospesi nell'aria entrano in maniera massiva nei loro polmoni, per cui sono soggetti a maggiore contaminazione di quanto non lo siamo noi, e hanno anche minori capacità di detossificare, cioè i loro enzimi non sono ancora adatti ad abbattere le tossine che entrano nel nostro corpo. Poi abbiamo anche una maggiore suscettibilità, pensiamo al talidomide per esempio, che mentre nelle mamme non creava alcun problema di salute, anzi le aiutava a portare a termine la gravidanza, nei bambini ha provocato la focomelia. E poi c'è un fatto importantissimo, che mentre noi oggi viviamo questa situazione di inquinamento, ma siamo già adulti e quindi abbiamo un'aspettativa di vita di qualche decennio, ma non di tantissimo, per i bambini invece ci sono ancora davanti a loro almeno 50 anni, e quindi tutto questo crea loro problemi, nel senso che avranno ulteriori esposizioni e quindi correranno ulteriori rischi. Pensando ai più piccoli, ai bambini, il riferimento è la favola dei tre porcellini, però qual è la chiave di lettura? Le tre casette, paglia, legno e mattoni, rappresentano il nostro sistema immunitario, cioè la nostra suscettibilità, e noi sappiamo che con l'età tutte queste case, perché ci sono le intemperie che intercorrono durante il tempo, tutte queste tre case possono crollare, ma c'è un qualche cosa su cui noi non possiamo intervenire, che sono gli agenti chimici esterni, che possiamo considerare come lupi. Quindi questi lupi, anche uno solo, può buttare giù la casetta di paglia di un bambino, ma avrà più difficoltà con quella di legno e ancora di più con quella di mattoni. Se però tutti vivessimo fino a 100 anni o più, tutti moriremo di cancro o di patologie degenerative, perché il nostro materiale genetico non sarebbe più in grado di mantenere un controllo e un'armonia fra le diverse divisioni cellulari. In termini numerici, quello che colpisce è anche il numero delle sostanze che sono entrate in circolazione dal dopoguerra in avanti. Sono 140.000 i composti chimici di sintesi che l'EPA, l'Environmental Protection Agency americano, ha registrato. Di questi 140.000 solo un migliaio sono stati studiati adeguatamente, quindi lei pensi quanti lupi noi abbiamo attorno a noi. Noi abbiamo una quantità enorme di agenti che possono in qualche modo attaccare la nostra salute, mettere in difficoltà il nostro organismo, e ancora non ne sappiamo abbastanza. Ma un esempio che posso fare rispetto a questo è quello del glifosato, che credevamo sicuro a dosi che vengono considerate sicure per l'uomo, invece noi l'abbiamo studiato nel nostro laboratorio e abbiamo visto effetti avversi anche preoccupanti. E altrettanto noi vediamo oggi imporsi una tecnologia del 5G di cui non sappiamo assolutamente nulla rispetto a quello che potrebbe essere l'impatto sulla salute. Devo dire che tutto questo ci preoccupa. L'Istituto Ramazzini infatti aveva condotto uno studio sul 3G. Certo, noi abbiamo condotto uno studio sul 3G e abbiamo visto un pericolo correlato all'utilizzo della telefonia mobile. Questo pericolo non è di grave entità, ma coinvolge comunque 6 miliardi e mezzo di persone e quindi riteniamo che costituisca un problema di salute pubblica. Ecco, io mi chiedo se di fronte a questi risultati sia possibile che l'industria pensi di mettere sul mercato una tecnologia 5G senza che ci sia una mezza informazione su quello che è l'impatto sulla salute. Il 5G è stato uno dei temi toccati e questo ci porta a parlare di elettrosensibilità, con un'esperienza personale molto forte.
certamente. Il 5G è l'evoluzione degli standard già presenti ora in commercio, 2G, 3G e 4G. Purtroppo col 2G, 3G e 4G si è creata una condizione ambientale estremamente pericolosa, in quanto questo surplus di radiazioni, pensiamo a 1 miliardo di miliardi di volte in più rispetto al fondo elettromagnetico terrestre, ha messo a dura prova i nostri sistemi cellulari e i nostri organismi. Purtroppo può capitare che in alcuni soggetti, che ormai, a cui direi è un numero assolutamente enorme quello che stiamo assistendo in Italia, 1,8 milioni di persone, si manifestano disturbi tipici che prendono il nome di elettrosensibilità, che vengono a interessare diversi apparati, quali il sistema centrale, il periferico, l'apparato gastroenterico e il cardiocircolatorio, mal di testa, vertigini, nausea, disturbi del sonno, che alcune volte possono rappresentare proprio dei disturbi estremamente increscenti. Pensate, il 10% dei casi sono soggetti che vivono in condizioni estreme. L'elettrosensibilità oggi rappresenta un grave problema che deve essere affrontato seriamente dalle autorità sanitarie. L'importante è quello che stiamo cercando di fare, ripeto, noi come Associazione Italiana Elettrosensibili, comunque una associazione piccolissima, è quella di continuamente incontrare la popolazione. Quello che sconcerta, per esempio, è che c'è stato 2 o 3 mesi fa una sentenza del TAR che ha condannato il governo, quindi i ministri competenti, di non fare informazione, che tra l'altro è prevista dalla legge quadro numero 36 del 2001, però quindi è prevista e non è stata mai attuata. Bene, invece di dire, ministro, sì è vero, magari facciamo un'ora al mese e facciamo contenti e diamo un po' di informazioni come si usa il cellulare, no, è nato in appello, una cosa che veramente colpisce. Detto ciò, l'informazione è la cosa principale, quindi, e poi anche perché abbiamo una classe medica che non è assolutamente formata, e qui c'è in di meno, informazione, formazione. Non è formata perché tuttora non è considerata come malattia, e che quindi il nostro impegno a livello globale, mondiale, è quella di arrivare a un tavolo tecnico dell'OMS a far riconoscere come malattia. Per cui, conclusione, è importante sapere di quello che avviene.